Torta ai frutti di bosco e mascarpone senza burro e olio. Ingredienti: 250 g di farina, 250 g di mascarpone, 4 uova a temperatura ambiente, 180 g di frutti rossi, 80 g di zucchero di canna. Se non utilizzi mirtilli zuccherati, aumenta la dose. Un cucchiaino di estratto di vaniglia ed una bustina di lievito per dolci. Iniziamo ammorbidendo il mascarpone. Io ho utilizzato la planetaria, ma tu puoi usare anche le fruste a mano. Rompo le uova ed aggiungo lo zucchero. Il mio consiglio è di lavare la ciotola prima di fare questo passaggio e non come ho fatto io, che era sporca di mascarpone. Ti dico questo per esperienza, poiché altrimenti non montano. Io ho dovuto aprire altre 4 uova e ricominciare da capo per garantire la riuscita del dolce, e ti dico tutto, insomma. Ah, quasi dimenticavo, devono montare per almeno 15 minuti. Devono letteralmente raddoppiare di volume a velocità 3. Abbassa poi la velocità ad 1 ed inserisci poco per volta il mascarpone, l'estratto di vaniglia, la farina che deve sparire nell'impasto prima di aggiungere altra, ed infine il lievito. Trasferisco la metà del composto ottenuto in una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno. Cospargo la superficie con i mirtilli rossi seccati. Quelli che vedi li ho comprati alla Lidl. Naturalmente puoi utilizzare al loro posto i mirtilli freschi o congelati o altro tipo di frutto rosso a scelta. Copro con il restante impasto e con altri mirtilli e cuocio nel forno statico a 180 gradi per 30 minuti. E la torta già sarebbe perfetta così, con una spolverata di zucchero a velo quando è completamente fredda. Ma essendo che siamo in estate e le torte all'esterno non durano, bisogna ingegnarsi trasformandolo in un dessert da frigo. Questo trucchetto vale per ogni torta semplice e sto parlando di farcirla con della crema scelta. Io ho utilizzato quella al latte, di cui trovi il link in alto a destra. Ma ci sta benissimo anche una crema pasticcera al cioccolato o anche alle fragole. Trovi tutto nella i delle schede. Ed eccola pronta! Non è una meraviglia? Ho adorato il profumino che ha sprigionato quando l'ho estratta dal forno ed amo la sua incredibile sofficità ed il fatto che al suo interno non abbia né burro né olio, e poi che i frutti rossi rimangano ben visibili e non finiscano sul fondo della torta. Perfetta a colazione e a merenda, sono sicura che ti conquisterà, proprio come ha fatto con me. Pronta a prepararla anche tu? Mi raccomando, iscriviti per non perderti nessuna delle mie ricette, e se questo dolce ti è piaciuto, metti un like e condividi.